Draghi domani in Senato alle 9.30, eventuale voto di fiducia in serata, giovedì alla Camera, stamane colloquio con il Capo dello Stato. Letta vede il Premier, telefonata Berlusconi, Draghi, in serata Salvini e Tajani a Palazzo Chigi, 5 Stelle, più di 20 deputati per la fiducia, Meloni al voto. Vertice Putin, Erdogan, Raisi, il presidente russo, sul grano qualche progresso, raid di Mosca nel Donbass, ancora vittime civili. 30 anni fa la strage di Via D'Amelio, Palermo ricorda, Borsellino e i 5 agenti di scorta, Mattarella chiarire oscuri depistaggi. Anche l'Italia nella morsa del fuoco, dalla Toscana all'Alto Adige, Trieste isolata dall'incendio sul Carso, situazione drammatica in Europa. Oggi il termometro oltre i 40 gradi in molte città, fino al weekend i giorni più torridi, i consigli dei medici contro il caldo. Rocky torna sul ring, ma questa volta sfida il produttore della saga, Sylvester Stallone, chiede i diritti che gli spettano dopo essere stato pagato per il primo Rocky solo $75.000. Lo faccio per i miei figli, dice l'attore. Commemorazioni e ricordi per i 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'appello di Mattarella, accertare le responsabilità al TG2, l'ultimo discorso di Borsellino. Il Premier domani al Senato per le sue comunicazioni, giovedì alla Camera, oggi colloquio con il Capo dello Stato, poi una telefonata dal presidente ucraino Zelensky. Stamani il segretario PD Letta ha ricevuto a Palazzo Chigi il pressing perché Draghi resti al governo, stasera riunioni separate dei gruppi di PD e Italia Viva. A Palazzo Chigi i leader del centrodestra di governo, Salvini, Tajani, Lupi e Cesa, Fratelli d'Italia, basta mostri da laboratorio, si vada al voto. Da domani caldo da record, 9 città da bollino rosso, oltre alla siccità si fanno i conti con gli incendi, Canadair in azione dalla Versilia al Friuli, nel Regno Unito le temperature più alte di sempre. Quirinale, colloquio con il Capo dello Stato, domani le comunicazioni al Senato, giovedì alla Camera, ancora appelli, telefonata con Zelensky. Movimento 5 Stelle, è il momento della scelta, il capogruppo alla Camera Crippa, se i nostri punti saranno accolti, impossibile votare no, il silenzio di Conte. Letta, uniti fino a fine legislatura, incontro con Draghi, ira di Lega e Forza Italia, il Premier non può trattare solo con PD e 5 Stelle, Meloni, hanno paura di noi. 30 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, la cerimonia in memoria del giudice Borsellino e degli agenti della scorta, Mattarella, svelare tutte le responsabilità. Caldo, siccità e roghi, fiamme sul Carso in Versilia, bloccate autostrade e treni. In Francia brucia un'area grande due volte Parigi, Londra il giorno più caldo. La barca donata da Gali all'ONG Mediterranea, il rapper di origine tunisina l'ha chiamata Beina, come la sua canzone dedicata ai migranti, chi scappa deve essere salvato. L'appuntamento è per le 9.30 di domani. Mario Draghi parlerà al Senato e darà il via alla due giorni parlamentari in cui si decide il futuro del suo governo. Ma la resa dei conti è già partita oggi. Lunghe ore di trattative, riunioni e incontri cominciati con la visita a Palazzo Chigi di Enrico Letta. Subito dopo il Presidente del Consiglio è salito al Quirinale per conferire con Mattarella. Salvini e Berlusconi a loro volta a colloquio hanno espresso sconcerto per non aver ricevuto lo stesso trattamento nonostante una richiesta di verifica. Il centrodestra inoltre ha ribadito il tassativo no a una maggioranza in cui siano ancora presenti i 5 Stelle, che nel frattempo sono vicini all'ennesima scissione. Per l'ex Di Maio alla Camera, il gruppo pentastellato è pronto a votare la fiducia contravvenendo alle indicazioni del leader. Intanto il Premier lavora al discorso in cui indicherà le priorità in agenda, dall'attuazione del PNRR ai sostegni per reggere la crisi. Ma l'addio non può essere ancora escluso e il finale è tutto da scrivere. Draghi lascia o raddoppia.
Buonasera, un'intensa attività politica anche oggi in vista del discorso che domani mattina Draghi terrà al Senato, un'attività che continua ancora e probabilmente durerà per tutta la serata, perché proprio in questi minuti una delegazione del centrodestra di governo è arrivata da Draghi a Palazzo Chigi. Vediamo i fatti principali. Domani alle 9.30 Draghi al Senato, il voto di fiducia è in serata, poi giovedì toccherà alla Camera. Il Premier potrebbe tornare sui suoi passi o lasciare, deciderà dopo. Quel dibattito nei 5 Stelle sembra ampliarsi il fronte governista. Oggi il Premier ha visto Mattarella e Letta, irritazione di Forza Italia e Lega. In questi minuti una delegazione sta incontrando Draghi a Palazzo Chigi. Rallenta l'economia italiana, frenano produzione industriale, occupazione e consumi, fiducia delle famiglie ai minimi. Per Confcommercio PIL a luglio in calo dello 0,6% e fermo su base annua. Sempre meno gas russo, pronto il piano dell'Unione Europea per la riduzione dei consumi. Domani 9 città italiane da bollino rosso, si preannuncia la settimana più calda dell'anno. Dal Carso alla Versilia in fumo ettari ed ettari di boschi, con disagi per autostrade e linee ferroviarie. In Francia brucia ormai da una settimana il Dipartimento della Gironda, record storico nel Regno Unito, toccati i 40 gradi a Londra. Palermo si è fermata per ricordare la strage di Via D'Amelio in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. 30 anni e 14 processi non sono bastati per far luce su quel delitto. Mattarella a svelare gli oscuri tentativi di deviare le indagini. Draghi, una macchia sulla nostra storia e le nostre istituzioni. La persona che cercate sono io. Si è costituito il quindicenne che ha ucciso con una coltellata un ragazzo di 17 anni a San Severo, nel Foggiano. Il delitto al culmine di una violenta lite nata dalla gelosia per la fidanzatina della vittima. Già sabato i due si erano affrontati in strada tra insulti e minacce. Tra scioperi e cancellazioni dei voli, vacanze rovinate per migliaia di italiani, e agosto non promette bene, biglietti più costosi, già soppressi 16.000 voli e i rimborsi diventano un rebus. Rincari del 21% per alberghi e ristoranti, crescono le famiglie che ricorrono ad un prestito per andare in vacanza. Un grande incendio sull'altopiano del Carso minaccia la zona di Trieste, chiusi 30 km di autostrade, interrotti i collegamenti ferroviari tra la città e il resto d'Italia. Piove cenere sui centri abitati, in azione i vigili del fuoco, italiani e sloveni. L'incontro a Palazzo Chigi con Letta, mezz'ora di colloquio con Mattarella, le ultime limature al discorso che farà alle Camere cominciando domani alle 9.30 dal Senato. Lunga la giornata di Draghi, febbrile la vigilia dei partiti, trattative a oltranza tra veti incrociati, accuse e dichiarazioni di intenti. Un incontro chiesto da Letta chiarisce Palazzo Chigi, ma l'iniziativa del segretario Dem sconcerta il centrodestra, vertice nella residenza romana del leader di Forza Italia che per primo aveva chiesto una verifica di governo dopo lo strappo di Conte. Il momento è preoccupante, Draghi non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il PD. 19 luglio, 30 anni fa, la strage di Via D'Amelio, la morte di Paolo Borsellino e dei 5 agenti della scorta. A Palermo le commemorazioni ufficiali, assenti familiari in polemica con le istituzioni. 30 anni dopo non è ancora fatta giustizia. Vi mostriamo l'ultima lettera del giudice ucciso dalla mafia. Aveva cominciato a scriverla quella stessa mattina, era indirizzata a una studentessa. Il giallo della morte di Davide Rossi. Secondo l'attesa perizia dei Rissi, il capo comunicazione del Monte dei Paschi si lasciò cadere volontariamente dalla finestra dell'ufficio di Siena. Nessuno lo avrebbe spinto, ma resta il mistero di 9 ferite non compatibili con la semplice caduta. Fisco, sere nere in vista per Tiziano Ferro. Il tribunale di Latina ha respinto il ricorso per il cantautore che da anni vive a Los Angeles con il marito, confermato un maxi pignoramento da 9 milioni di euro. L'artista non avrebbe pagato le tasse dal 2006 al 2008. Uno scatto con la famiglia pubblicato sui social, sullo sfondo il Colosseo. Russell Crowe torna a Roma nell'anfiteatro delle sue imprese da gladiatore. Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio, scherza l'attore che dichiara il suo amore per le bellezze della capitale e sotto una foto della Fontana di Trevi scrive: uno dei miei luoghi preferiti nell'universo.
Draghi sta incontrando la delegazione del centrodestra di governo alla vigilia del discorso di domattina al Senato, con l'attesa per quello che farà il Presidente del Consiglio, colpito dal pressing internazionale ma anche delle categorie sociali, starebbe valutando effettivamente l'ipotesi di ridiscutere le sue dimissioni, ma deve fare i conti con le fortissime tensioni nella maggioranza. Sta incontrando il centrodestra perché stamattina aveva incontrato soltanto Letta, provocando il malumore dell'altra parte della maggioranza. E poi c'è naturalmente il Movimento 5 Stelle, che dopo le riunioni continue degli ultimi giorni vive questa vigilia in un silenzio carico di incognite. C'è ampio consenso, più di quanto non temessero loro e sperassero i loro avversari fino a ieri sera, sulla linea di Conte, che chiede al Presidente del Consiglio di inserire le priorità del Movimento nell'agenda di governo, pena l'uscita dalla maggioranza. Ma ora resta il dilemma su che fare, appunto, rispetto alla nuova fiducia a Draghi. E quindi domani è il giorno più lungo, il giorno più importante. Noi sulla 7 lo vivremo in diretta con una nostra lunga non stop che inizia domattina alle 8 e andrà avanti fino alle 8 di sera, fino appunto al telegiornale di domani sera. Vivremo tutto quello che sarà una giornata politica, certo la più importante di quest'anno e probabilmente una delle più importanti dell'intera travagliata legislatura. Vladimir Putin tesse la sua tela diplomatica a Teheran, ha visto sia il presidente iraniano Raisi che l'ayatollah Khamenei. Nei giorni scorsi si era parlato di una fornitura di droni iraniani a Mosca, che aveva smentito. Nella capitale iraniana, per parlare di Siria, c'è anche il presidente turco Erdogan. Fonti diplomatiche fanno sapere che ha quasi raggiunto con Putin l'accordo sul grano dell'Ucraina. Si sta lavorando da decine di ore per fronteggiare gli incendi in tutta Italia, ma soprattutto quello enorme con un fronte di 10 km che si è sviluppato sul Carso all'altezza della barriera di Leser nel Goriziano, al confine con la Slovenia. Le fiamme hanno portato alla chiusura di 30 km di autostrada, ritardi di ore anche per i treni e per precauzione sono state evacuate anche alcune abitazioni.